Presidente, qual è il valore dell'impresa femminile in provincia di Salerno? Sicuramente sul livello quantitativo è un valore straordinario perché tocca circa il 30% del totale delle imprese. Sul valore qualitativo ancora di più perché abbraccia tutti i settori produttivi e della nostra economia. Quindi seppure come dire, qualche settore ha una prevalenza, si può dire che la donna imprenditrice è quella impresa che valuta i mercati, che valuta le opportunità, che si inserisce in contesti produttivi laddove evidentemente ritiene di poter trovare un buon successo. Quindi questa è secondo me una delle prerogative importanti dell'impresa in generale, ma quando svolta da un'impresa al femminile evidentemente è ancora più incisiva. Il nostro favore oggi per questa iniziativa, che tra l'altro è la tappa inaugurale di questo Giro d'Italia di Union Camere sulla imprenditoria femminile, l'argomento che tocchiamo è sicuramente uno degli argomenti più scottanti, è l'accesso al credito, ma insomma non solo questo, io credo anche per la valenza del nostro comitato per l'imprenditoria femminile, non solo questo, progetti, attività, idee e quindi consistenza. Facendo in questo momento la Camera per l'impresa femminile e per il mondo del lavoro delle donne? Beh, lo stiamo facendo, ripeto, proprio assieme al comitato per l'imprenditoria. Lo sviluppo del progetto BEDI, che è stato un progetto voluto dal CIF e finanziato dalla Regione Campania, che ci permetterà di essere presenti come partner in piccoli centri, anche in piccoli centri, dove sperimentare la conciliazione degli orari di lavoro delle donne imprenditrici e non solo, anche delle lavoratrici dipendenti, con attività di servizio che finora come dire, erano impossibili in determinate realtà. Credo che questo sia un esperimento che valga la pena di cogliere e evidentemente, se i risultati dovessero essere buoni, insistere sicuramente. Si va quindi nella direzione del radicamento sul territorio, dell'ascolto del territorio, che è un po' come dire, la linea conduttrice della sua presidenza? Ma io mi auguro di sì, poi come dire,